Siccome c'è un'evidenza preliminare che gli antivirali dati precocemente funzionano, l'OMS ha detto ok, proviamo a randomizzare città per città, stato per stato, un numero di pazienti che lo fa e un numero di pazienti che non lo fa, proprio per vedere quanto ci sia differenza. Quindi è uno studio molto importante dell'OMS a cui abbiamo pensato di aderire. Comunque, quello che abbiamo l'impressione è che la terapia fatta sul territorio serva precocemente. L'altra cosa molto importante che sta aiutandoci a un pochino svuotare sia le rianimazioni che i reparti è precocemente è il fatto che il tocilizumab, questo farmaco inibitore dell'interleuchina 6, che è stato ipotizzato inizialmente come utilizzabile per la riduzione della gravità della polmonite interstiziale nei casi sintomatici avanzati, noi, insieme a un altro gruppo di centri italiani, abbiamo provato a usarlo un po' prima, cioè l'abbiamo messo a una dose più bassa in pazienti con un'evidenza di polmonite importante, diciamo più del 20% del polmone preso, dei polmoni preso, e con un'evidenza già di iniziale peggioramento. A queste persone, non più in là, cioè quando ancora non erano in rianimazione, quando ancora non avevano nemmeno la ventilazione invasiva, ma stavano mostrando il trend verso il peggioramento, abbiamo fatto. Per cui abbiamo appena chiuso la prima analisi di 44 pazienti trattati su prescrizione omogenea, perché l'abbiamo fatta io e l'altra collega, quindi con tutti gli stessi criteri, quindi nessuna controindicazione, più del 25% del parenchima polmonare preso ed evidenza di iniziale progressione del danno polmonare, abbiamo avuto un peggioramento ulteriore solo in 6 pazienti. Quindi su 44 solo il 14% è peggiorato, l'86% è un bel numero, è decisamente migliorato. Noi abbiamo 6 pazienti che sono ancora intubati, ma sono stati tracheostomizzati, sono svegli e sono stati collocati in una unità nuova che nasce ufficialmente lunedì col suo inizio attività, che è la Winning Unit, l'unità di spezzamento, dove non essendoci la possibilità di mandare in riabilitazione questi pazienti, ci stiamo inventando la riabilitazione dentro l'unità. Quindi ringrazio anche la direzione sanitaria che ha dato molto spazio a quello che abbiamo chiesto, quindi abbiamo coinvolto il direttore dell'unità di riabilitazione, il dottor Daurizio, che ci ha dato il distacco di una sua unità di personale, due fisioterapisti a tempo pieno, una logopedista a tempo pieno e porti delle immagini della Maiella che si vedono dalle finestre del sesto piano alla ovest, queste persone saranno riavviate, riaccompagnate, non essendo trasferibili, a una fase riabilitativa già dentro, diciamo, una porzione della rianimazione. Abbiamo iniziato già la lista dei potenziali donatori, perché ci sono dei criteri molto protettivi, diciamo, per i riceventi. Quindi abbiamo già una bella lista di persone che potrebbero donarci il proprio plasma qui a Pescara. Io spero, ma insomma non voglio, ma spero che per la settimana dopo Pasqua iniziamo questo trattamento, che sembra essere, anche qui dovremo capire dove collocarlo. Io credo che sarà collocato proprio all'inizio del trattamento di rianimazione, cioè quando si entra in rianimazione. Visto che gli antivirali ben poco servono a quel punto e bisogna mitigare invece l'eccesso di risposta infiammatoria, gli anticorpi neutralizzanti che stanno nel plasma dei donatori, secondo me, saranno una scelta di spessore eccezionale. Io sono molto fiducioso nel contributo che anche questa cosa potrà dare. Le strutture come quella che stiamo realizzando serviranno a lungo, perché queste malattie emergenti e riemergenti avranno colpi di coda importanti fino alla completa immunizzazione. Abbiamo parlato in parte la volta scorsa. L'idea che sta dietro l'inizio di questa cantierizzazione, già da lunedì prossimo, da quello che ho saputo, è un'idea geniale, perché noi abbiamo bisogno il più presto possibile di trasferire tutto il dipartimento medico. La mia idea è di trasferire tutto il dipartimento medico nella Palazzina Rossa in massima sicurezza, a pressione negativa, con una unità di Comunque rianimazione. è collegata alla struttura ospedale, no? Collegata a tutti i servizi, Al blocco. esatto, ma questo ci permetterà di mettere assolutamente in sicurezza tutto, perché? Perché chi assisterà dentro l'unità Covid continuerà a farlo come grazie a Dio abbiamo potuto fare nel sesto piano,
ma in tutta l'area Covid ci sarà la pressione negativa, quindi non abbasseremo gli standard in nessun modo e potremo avere una rianimazione dedicata fino a 40 posti, che insomma è una cosa estremamente importante, speriamo di non averne mai bisogno di tutti questi posti, però insomma è una questione di civiltà, una questione di, e poi che darà grande spazio di crescita all'ospedale di Pescara, perché